Eccoci di nuovo qui per la Lazio Cup, sesta edizione, Final Six, categoria Under 15. Scendono in campo le squadre, assisteremo alla partita tra Lazio e Accademia Frosinone. Fischio d'inizio, è iniziata la gara con la Lazio che gestisce il primo pallone. Arriva subito la conclusione da parte dell'Accademia Frosinone, rimessa dal fondo. Dai Nico! Azione che si sviluppa sulla fascia sinistra. Prodosmo viene fermato. Allora Accademia Frosinone lì davanti, la palla che rimane lì, arriva una prima conclusione, Turchi respinge, poi allontana Vinci. Se ne va bene Muzzi, poi va con il tentativo personale, conclusione che termina fuori. Rimessa laterale per le casacche gialle lì davanti. Muzzi conquista la sfera, parte, palla al piede in velocità sulla destra, cerca il tiro, va fuori. Dal basso la Lazio, Turchi per Prodosmo. Il tiro, Turchi respinge. Vincisse ci prova con il mancino, tiro sul secondo palo, non trova lo specchio della porta. Calcio di punizione per la Lazio. Sul pallone il numero 9 Vincis, parte con il mancino a giro, la palla che scheggia la traversa alta, poi va fuori. Al centro questo pallone, Vincis praticamente in girata, gonfia la rete, vantaggio Lazio 1-0. Corner dalla sinistra, battuto al centro, poi il tiro dei Muzzi, preciso e potente, 2-0. Duplice fischio, termina ora il primo tempo. Al via la ripresa con l'Accademia Frosinone a gestire il pallone dal basso. Buona la copertura di Ceccarelli. Vai, bravo così, così. No! Ora Marrocco. Comegna va con il tentativo in porta, troppo morbido. Vai, vai, che tuo, vai! Di davanti il pallone per Fiorentini che la mette dentro, 3-0. Rimessa laterale, servito Fiorentini, si libera lo spazio per calciare, non calibra bene però. Corner dalla destra per l'Accademia Frosinone, pallone dentro, Rosato prova il tiro, pallone sul palo, poi ancora la conclusione, Turchi si distende. Presto Davide! Vai! Bravo! La pressione del Frosinone, Comegna prova a riconquistare, arriva Fiorentini per la Lazio, numero 5, avanza palla al piede, apertura sulla destra, il tiro fuori! Fiorentini lotta contro l'avversario. Di Tommaso riconquista, gioca dietro. Fischio finale, termina qui la partita. La Lazio che si impone sul risultato di 3-0.